che si intitola Ansia da prestazione, sottotitolo Che cazzo devo fare? C'è Cazzo che in preda a grande afflizione si beve una birra appoggiato al bancone. Con Figa da un po' ci sono problemi, se a volte lui tarda lei dice non vieni, se invece fa in fretta lei gli punta il dito dicendo un po' acida ma che, hai già finito? Così che alle volte appena la vede lui vorrebbe alzarsi e invece si siede e arriva persino a dire la bugia che oggi ha da fare, che deve andare via. Figa dice basta, che sono tutte scuse, si arrabbia di brutto, lo riempie di accuse. Lui si barcamena, le dice che ha torto e si lascia prendere da grande sconforto. E poi pure lei si lascia andare giù, convinta che ormai non gli piace più. Così per paura e per la tensione finisce che guardano la televisione. Poi Figa la spegne, sospira e si volta e dice perché non sei come una volta? Una volta eri figo, sempre pronto all'affondo, sempre dritto e impettito, il più cazzo del mondo. Sono cazzo anche adesso, però c'è la questione che alle volte sei tu che mi fai in soggezione, perché so che ti aspetti certe cose che sai e così mi viene l'ansia di non farcela mai. Io mi aspetto soltanto quel che aspetta una fica quando ha un cazzo vicino. Cosa vuoi che ti dica? La fai facile tu che stai lì ad aspettare, mentre io devo crescere sempre prima di entrare. La mia vita è un continuo salto dimensionale, un continuo stress fisico ed emozionale. E che colpa c'ho io, dice Figa irritata, se tu sei fatto a cazzo e io sono fatta bucata? Non hai colpa in effetti, però detto tra noi forse è meglio se vado sul lettino di Freud. E se poi non ci riesci, dice Figa avvilita, va a finire che mi sento una figa fallita. E così Cazzo e Figa, per consolazione, si fanno una birra appoggiati al bancone.